Stento a crederci, la squadra di Milano batte Milan 0-3 in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita, dove le due tifoserie manco ci sono nate a momenti, ragazzi, veramente atmosfera inesistente, ma l'Inter alza, se non sbaglio, la sua prima coppa in faccia al Milan, qualcosa di clamoroso, hanno distrutto, disintegrato i cugini rossoneri ed è una vittoria che conta veramente tanto, perché al di là della storia, al di là che si aggiunge un nuovo trofeo all'Albo d'Oro, sono 7 le vittorie di questa coppa, della Supercoppa italiana, quindi vanno a pareggiare proprio il Milan, gli dà una spinta incredibile in Serie A, perché ragazzi, questa è una partita che conta tantissimo per il proseguo appunto della stagione, perché ragazzi, entrambe le squadre, diciamo che non vengono da momenti super brillanti, ma l'Inter comunque, ragazzi, si sta riprendendo alla grande con ottimi risultati e vince anche la Supercoppa contro il Milan, che ragazzi ormai non vince dal primo match del 2023. Da lì sono arrivati due pareggi e oggi la sconfitta in Supercoppa italiana, e quindi possono soffrirne per le prossime gare un Milan in crisi che oggi fa vomitare, viene disintegrato dall'Inter, bravissimi Inzaghi, bravissimi gli 11 titolari dell'Inter, veramente tanto roba, li hanno distrutti e merita Milano, sponda nerazzurra, qualcosa di clamoroso, azioni da gol fantastiche, costruite alla grande e hanno stradominato, quindi hanno meritato anche di vincere questa coppa. Inzaghi è il re sotto questo punto di vista. Alla Lazio, ragazzi, ha vinto diverse volte in questi anni Coppa Italia, Supercoppe italiane, che comunque sono coppe molto importanti, e oggi l'Inter, ragazzi, potrebbe veramente riaprire il campionato, non tanto perché è una sfida appunto di Serie A, ma proprio perché, come vi dicevo prima, dà una spinta incredibile questa partita vinta, e l'avrebbe data anche al Milan nel caso in cui avesse vinto, ok? Avrebbe dato una spinta appunto e un cambio di marcia importante. Inter a 37 punti a meno 10 dal Napoli, ma che, ragazzi, se prende veramente l'acceleratore, se lo preme e riescono a piottare, possono provare, ragazzi, a rientrare nella lotta a scudetto. Sono anche agli ottavi di Champions, Inzaghi ha portato due coppe lo scorso anno, insomma ragazzi, sono un gruppo ben definito, una grande squadra, ragazzi, oggi anche sotto il punto di vista qualitativo hanno distrutto il Milan, perché il Milan non ha un giocatore come Dzeko, perché ragazzi, Dzeko è un fenomeno, c'è poco da fare, ha 37, quanti anni ha? 37 anni, fa ancora reparto da solo, ma voi avete visto che partita ha fatto, con giocate di qualità, sponde e tocchi di prima, ragazzi, sempre in movimento nonostante l'età, e appunto ragazzi, segna anche oggi, perché non può mancare la sua rete, il gol di Dimarco è qualcosa di incredibile, perché appunto viene servito Dzeko che di prima, mamma mia ragazzi, fa la sponda per Barella che viaggia, la mette dentro per Dimarco che non può sbagliare e far gol dell'1-0 dopo 10 minuti, dove comunque abbiamo visto la partita equilibrata, ok? Ma poi ragazzi, da lì in poi l'Inter ha dominato, ha stradominato il match per tutto il primo tempo, hanno distrutto i rossoneri, ragazzi, sotto il punto di vista del gioco, e hanno macinato chilometri a non finire, tante occasioni potevano tranquillamente chiudere il primo tempo di 3-4-0, veramente qualcosa di incredibile, perché poi segna ancora l'Inter, segna Edin Dzeko, ragazzi, veramente grandissimo gol, sterzata clamorosa su Tomori, ragazzi, cioè lo ha umiliato, anzi a Tonali, lo ha umiliato a Tonali con una sterzata pazzesca in area di rigore, poi tira a giro che batte appunto Tataruzanu, un Inter che ragazzi da lì dilaga, prova comunque con qualche conclusione, una grande parata di Tataruzanu, ragazzi, veramente bellissima, che appunto salva i rossoneri dallo svantaggio di 0-3, e il primo tempo si chiude così, ragazzi, abbiamo visto una prima parte di equilibrio, poi arrivano i due gol dell'Inter, diciamo che il Milan prova a rientrare in partita, ma ragazzi hanno una conclusione dentro la testa dopo quel gol che ragazzi gli hanno letteralmente messi KO, ecco, no? Anche a livello mentale, no? Subire due gol dopo 20 minuti in un derby in finale è veramente una catastrofe. Nel secondo tempo abbiamo visto una partita più equilibrata, al contrario del primo tempo, un Milan che comunque ci ha provato rientrando in campo, ma che ragazzi poi ha subito il gol del 3-0 all'87esimo, 77esimo, scusate, che ha chiuso la partita, Lautaro Martinez, e il Toro, anche lui sempre presente, veramente gran bel gol, bella gestione di palla dell'Inter, comunque nella
nella seconda frazione che ha portato a ciò, perché calcio di punizione perfetto di Skriniar e poi Tomori, ragazzi, fa un errore veramente madornale, lascia spazio a Lautaro che di forza e velocità se ne va e poi non può che battere Tatarusanu nell'uno contro uno e ragazzi l'Inter si porta a casa la settima Supercoppa italiana ed è qualcosa di pazzesco, allunga il suo palmarès, non ho parole. Non ho veramente parole di cui aggiungere veramente. E io non lo so come sta lavorando questo Milan di Pioli, ma io sono sicuro che ci sia bisogno anche di un lavoro a livello mentale dopo oggi, ragazzi, perché non riescono più a vincere e prendere una coppa in faccia, al di là che l'Inter, tralasciamo tutto ciò, perdere anche una coppa dopo un periodo negativo ti fa male, prendono una botta psicologica e negativa clamorosa e secondo me ne devono approfittare Roma e Lazio per rientrare nella corsa Champions, anche perché la prossima gara il Milan andrà ad affrontare proprio la Lazio di Maurizio Sarri. Tomori disastroso, Tonali che non riesce a tenere il pallone a centrocampo, Leao inesistente per tutto il primo tempo, ha provato qualcosa nel secondo, l'unico che secondo me ha dato una mano è stato Giroud perché comunque è sempre pronto ad aiutare la squadra, ma ragazzi oggi non ha girato nessuno, è andato tutto disperso il lavoro fatto da Pioli, ragazzi, mamma mia, qualcosa di pazzesco, complimenti all'Inter, complimenti agli interisti per quanto riguarda l'atmosfera scadente. Perché fosse stata una finale tra Roma e Lazio, anche a Riyadh, anche in Arabia ci sarebbe stato il putiferio, però va bene così, ragazzi, va bene così, 3-0 per l'Inter che devasta il Milan. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.